Buonasera, cominciamo. Innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti voi, così numerosi presenti a questo incontro, e agli ospiti che sono qui con me, che fra poco presento. Un saluto da parte mia e anche da parte delle associazioni di scuola che hanno ideato questo incontro, la DISAL, l'associazione di dirigenti scuole autonome e libere, la compagnia delle opere educative e DS, didattica e innovazione scolastica. Sono presenti in sala i responsabili, i presidenti delle associazioni, e ringraziamo anche la compagnia delle opere che accoglie questo incontro in questo spazio titolato, come vedete, CDO for Innovation, dedicato a un confronto sull'innovazione in atto e quella futura e sul tema della intelligenza artificiale. A scuola di digitale, il digitale a scuola è il titolo dell'incontro che andiamo cominciando, che è un momento di approfondimento che coglie nella diffusione delle tecnologie informatiche a scuola di questi ultimi anni e di questi ultimi decenni un aspetto di indubbia innovazione, ed è per quello che ci siamo inseriti in questo contesto. Tralasciando quindi le questioni legate ai pericoli della rete, al ciberbullismo, all'assuefazione da social da parte dei ragazzi o delle difficoltà nelle scuole italiane di convincere gli insegnanti o anche i presidi, gli operatori, all'utilità o meno delle tecnologie, ci interessa oggi nel dialogo cogliere, al pari di quello che inevitabilmente riguarda anche l'industria e altri settori della società, alcuni nodi che vi consegno sotto forma di domande. Che cosa sta succedendo nel mondo della scuola? È solo un problema di digitalizzazione o di informatizzazione, o è necessario ripensare la scuola e attuare una trasformazione digitale? Un secondo aspetto: accogliendo una volta tanto con occhio positivo e attento la presenza delle tecnologie informatiche nelle aule e nella didattica, quali aspetti allora culturali, formativi, di aiuto alla espressività e al protagonismo dei ragazzi, quale contributo a stimolare la loro creatività e sete di conoscenza la diffusione degli strumenti digitali può spalancare, e in che modo? E terzo, infine, quale atteggiamento gli insegnanti e i dirigenti scolastici sono chiamati a maturare per avviare un insegnamento autenticamente innovativo? E, se mi permettete, innovativo di che cosa? Abbiamo invitato due relatori autorevolissimi che vi presento per dialogare su questo, esperti di didattica, di scuola, amici delle nostre associazioni e attenti al digitale e ai temi dell'informatica. Alla mia sinistra, Pier Cesare Rivoltella, docente di tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento dell'Università Cattolica di Milano. Il Suski, non mi ricordo più. Sì. E alla mia destra, Luca Botturi, docente di tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento, docente di media ed educazione presso il Dipartimento di formazione e apprendimento della scuola universitaria professionale a Locarno in Svizzera. Diamo loro la parola, due brevi interventi e qualche domanda conclusiva. I due relatori approfondiranno le tematiche e le domande di cui sopra secondo tre angolazioni: il rapporto tra digitale e organizzazione e in qualche modo anche la pratica docente, e rispettivamente Luca Botturi, il rapporto ancora tra digitale e pratica docente e il digitale e la,
e i consumi culturali degli studenti. Allora, Pier Cesare Rivoltella. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Ezio per questo invito. Ezio è un amico, come Luca è un amico, e quindi sempre bello ritrovarsi a chiacchierare insieme, in questo caso di scuola, tra amici. Molti ce ne sono anche nel pubblico. In questo mio primo intervento proverò a fare due rapide premesse, a fornire una sintetica definizione e a indicare tre attenzioni rispetto agli aspetti organizzativi del digitale a scuola. Parto dalle due premesse che riguardano il titolo. Nella prima premessa discuterei il concetto di scuola digitale. Nella seconda premessa mi chiederei se il digitale sia ancora la frontiera attuale o non si sia già oltre. Prima premessa, scuola digitale. Chi mi conosce sa che ho già scritto più volte che secondo me la scuola digitale non esiste. Esiste la scuola, casomai la scuola al tempo del digitale. Perché sostengo che la scuola digitale non esista? Perché anche al tempo del digitale ritengo che la scuola continui ad avere sostanzialmente tre vocazioni, che sono sempre le stesse. Certo, con il compito dell'aggiornamento culturale, della ricontestualizzazione culturale, ma queste tre vocazioni sono sempre le stesse. Prima vocazione, garantire la trasmissione culturale. La scuola è depositaria di una eredità culturale che è quella che fa sì che una comunità, un popolo, una società sia quello che è. Senza la scuola sarebbe difficile creare le condizioni perché tutto questo si trasmetta alle generazioni successive. Quindi prima vocazione della scuola anche oggi, garantire la trasmissione culturale. Seconda vocazione della scuola anche oggi, mi verrebbe da dire soprattutto oggi, aiutare nel dialogo i giovani a riconoscere i loro bisogni profondi. Anche questa, indipendentemente dal digitale, è una vocazione, un compito che la scuola non può non riconoscersi. E la terza vocazione è quella di favorire l'orientamento e la scelta vocazionale, vocazionale in senso largo, nella professione e nella vita. Ecco, proprio perché queste tre vocazioni appartengono da sempre alla scuola, ritengo che anche al tempo del digitale questa continuità sia giusto mantenerla. Certo, accettando la sfida di capire che cosa significhi rilanciare queste tre vocazioni al tempo del digitale. Seconda premessa. Oggi qualche studioso, penso ad un filosofo come Mark Hansen, il cui ultimo libro molto bello, che si intitola Feed Forward, non è ancora stato tradotto in italiano, ma lo raccomando calorosamente a chiunque legga l'inglese. C'è chi dice, come Mark Hansen, che oggi più che in una società del digitale o in una società digitale, già viviamo in una società del codice. Qual è la differenza? La differenza è che una società del codice genera spazi e tempi nuovi dentro i quali occorre sapere in anticipo come operare. E Hansen infatti dice, dal feedback, che è un classico di tutte le teorie della comunicazione, oggi occorre saper passare al feed forward. Non possiamo aspettare che le cose ci rispondano. Dobbiamo immaginare in anticipo come potrebbero reagire. E quindi in questa società i decisori, penso dal punto di vista dell'organizzazione e dell'organizzazione scolastica al dirigente scolastico, i decisori in questa società devono essere capaci di previsione e di relazioni. Per dirla con Alex Pentland, di cui in Italia è stato pubblicato un bellissimo libro che si intitola Fisica sociale,
Alex Pentland parla dei decisori dentro la società del codice come di connettori carismatici. Il dirigente come connettore carismatico è qualcuno che non inventa niente di nuovo, ma che sa intuire possibilmente in anticipo relazioni tra le cose e le persone che verosimilmente gli altri non sanno vedere. Ecco, credo che siano due sottolineature di premessa importanti da tenere presente. Secondo passaggio, la definizione. La definizione è il programma di un possibile corso di aggiornamento per dirigenti sulla scuola digitale dal punto di vista dell'organizzazione. Mi limito a dire quali potrebbero essere i 5 capitoli fondamentali di questo corso di aggiornamento, che danno contenuto al costrutto di scuola digitale dal punto di vista organizzativo. Primo capitolo, la dematerializzazione, a cui il digitale sostanzialmente fornisce benzina. Dematerializzazione che dal punto di vista amministrativo burocratico è anche forse la ragione principale per la quale oggi il digitale a scuola è un orizzonte ineludibile. Quindi primo capitolo, dematerializzazione. Secondo capitolo, infrastrutture e devices. Come ci attrezziamo con la rete, quanto potente deve essere il nostro wifi, banda larga, banda stretta, banda di tutti i colori, e gli strumenti, se li portano gli studenti, li compriamo noi, con quali soluzioni e con quali attenzioni dal punto di vista normativo, perché se li portano loro in una prospettiva di BYOD ci sono poi tutta una serie di problemi di sicurezza sicuramente maggiori di quanti non ne avessi se i devices fossero miei. Terzo capitolo, comunicazione interna ed esterna, sicuramente un altro elemento fondamentale della scuola digitale. Quarto capitolo, editoria e contenuti, tutto il grande tema dell'editoria digitale, ma anche tutto il grande tema del self-publishing, degli open archives, del contenuto generato collaborativamente dall'insegnante, fatto circolare, arricchito attraverso il confronto con gli studenti. Quinto e ultimo capitolo, architettura delle conoscenze, che vuol dire knowledge management, ma vuol dire anche documentazione pedagogico-didattica, nella logica dello sharing, nella logica di una organizzazione che veramente apprende come organizzazione. Ce ne sarebbe per un corso, in 20 minuti evidentemente non se ne può dire nulla, e allora non ne dico nulla, mi limito soltanto a segnalare 3 attenzioni, che sono la parte conclusiva del mio intervento, dopodiché rendo la parola a Ezio come moderatore di questa tavola rotonda. Mi permetto di richiamare 3 attenzioni trasversali a tutti e 5 i punti, che sono attenzioni che secondo me il dirigente dentro la società del codice non può non avere. Sono attenzioni relative a 3 elementi che sono il tempo, la conoscenza e le relazioni. Tempo. Il tempo oggi nella società del codice, nella società digitale, è un tempo sempre più contratto ed è un tempo sempre più associato con un processo di velocizzazione, anzi di accelerazione costante di tutti i processi. La nostra è veramente una società della accelerazione, come dice Hartmut Rosa, un filosofo tedesco, in un libro molto bello che si intitola Accelerazione e alienazione. L'accelerazione è quello che ci fa vivere con la percezione di essere sempre in ritardo sulle cose. Credo che questo un dirigente scolastico lo viva drammaticamente tutti i giorni. E non solo ci sentiamo in ritardo, ma ci sentiamo anche terribilmente in colpa per essere in ritardo. E per lenire questo senso di colpa, dice Rosa,
tendiamo a prolungare il nostro tempo di servizio nel tempo e nello spazio, ben oltre il tempo d'ufficio, anche nel weekend, anche d'estate, anche quando siamo in ferie. La differenza tra la vecchia alienazione, quella di cui parlava Marx, e quella attuale di cui tutti noi siamo vittime è che i proletari di una volta la subivano dal capitale, noi oggi ce la scegliamo. Questo della velocità, questo dell'accelerazione è un tema interessante, perché digitalizzare la scuola razionalizza i processi, li rende efficaci, ma contrae i tempi e velocizza i processi stessi. E noi sappiamo che se la velocità, se lavorare in velocità è una competenza, espellere la lentezza da tutte le nostre attività è un rischio enorme. E quindi qui sulla variabile tempo la prima attenzione che consegno al dirigente scolastico è legata alla dialettica tra velocità e lentezza. Conoscenza. Viviamo in un tempo che è il tempo del diluvio delle informazioni, ne disponiamo di molte di più di quante non ci servano, invecchiano alla velocità della luce, aumentano su se stesse con un'accelerazione mai conosciuta prima. Questo configura una situazione di entropia, questo rende difficilmente, non dico totalizzabile, ma gestibile l'insieme delle informazioni. Il problema fino a pochi anni fa, anche per il dirigente nella logica organizzativa, era dove trovare le informazioni. Oggi il problema è come gestirle. Non c'è un problema di reperimento, perché ce ne sono troppe, c'è un problema di selezione. Oggi il machine learning e l'intelligenza artificiale possono aiutare. Anche qui c'è un'attenzione e un rischio da tenere presente, e questa attenzione e questo rischio è capire insieme se affidarsi completamente a sistemi di machine learning non significhi lasciare che una macchina, per quanto intelligente, scelga il mio posto. E questo è un altro tema di tecnologia umanistica: quale rapporto tra naturale e artificiale, tra l'uomo e la macchina dentro questo contesto culturale. E ultima attenzione è legata alla relazione. La risorsa umana dentro l'organizzazione digitale si può ridurre a ruolo, a funzione, ad assemblato di competenze. Nella scuola dei ridimensionamenti e delle reggenze il rischio cresce. Cresce il rischio di sostituire un volto con una funzione. Il digitale può venire incontro, ma non in senso sostitutivo. E qui mi sembra che la dialettica su cui ragionare sia quella tra profitto e cittadinanza, o profitto e democrazia, per dirla con Martha Nussbaum. Lascio la conclusione ad Alberto Manguel, che molti di voi sicuramente conoscono, scrittore, saggista argentino, presidente della Biblioteca Nazionale Argentina a Buenos Aires dal 2015 al 2018, che in un libro molto bello, che si intitola Vivere con i libri, scrive: nuovi pensieri, nuovi possibili ordini si celano nell'oscurità, ordini segreti ma impliciti, che si palesano solo quando quelli precedenti vengono demoliti. Le cose che contano non vengono mai davvero sostituite. Questo è quello che mi sento di sostenere da professore che studia le tecnologie, ma in una prospettiva umanistica, anche quando si parla di organizzazione. Grazie. Luca Botturi interviene, come dicevo, anche più sul rapporto tra uso del mezzo informatico e il ruolo docente, la relazione con i ragazzi, in forza anche di un'esperienza di pratica in numerose scuole italiane e svizzere, e quindi anche portando alcuni esempi in tal senso. Prego Luca. Grazie, buonasera a tutti.
Allora, parto con una metafora che non so se qualcuno di voi è stato a vedere Cinecittà. Io sono riuscito ad andare quest'anno a vedere gli studi e ci sono dei grandissimi teatri di posa dove giravano i film già nei decenni prima dell'avvento del digitale, quindi costruivano dei grandi fondali e ci giravano sulla scena, no? Allora tu avevi la scena finale tipo Via col vento, lui e lei dice cavalchiamo insieme verso il tramonto. Bene, la nostra situazione a volte nelle scuole mi sembra che sia analoga, in una situazione in cui c'è un qualche macchinista, qualche tecnico che d'improvviso cambia la scenografia, lei dice cavalchiamo insieme verso il tramonto e compare Mezzogiorno di fuoco, lo sbarco in Normandia, Matrix, una cosa che non c'entra niente, c'è un effetto wow. Ecco, a volte nelle scuole mi sembra che è successo questo, cioè ci è piovuto addosso il digitale, sono cambiati degli elementi di contesto che sembravano laterali, sembravano marginali e poi sono diventati invece centrali dentro il rapporto didattico, e stiamo cercando di capire come muoverci. Allora io provo a tirare fuori alcuni elementi di riflessione e portare alcuni esempi presi poi da un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni con alcune scuole di opere educative, e in particolare con alcuni docenti che appunto in un paio d'anni hanno seguito con me un percorso su questi temi. E metterò a fuoco 3 livelli, prima faccio qualche premessa, ma i livelli principali sono: 1, come queste tecnologie entrano nelle pratiche di insegnamento e di apprendimento; 2, come il digitale diventa anche oggetto di studio, è un pezzo di realtà e da qualche parte dovremmo imparare a parlarne; 3, il digitale è diventato o ha generato molteplici luoghi dei consumi culturali degli studenti, i nostri allievi fin da piccolini consumano cultura in vari luoghi che noi non per forza frequentiamo. Prima faccio una piccola osservazione, perché appunto è un processo di cambiamento, ormai appunto forse non è più la breccia il digitale in quanto tale, ma siamo in un processo di trasformazione. La scuola, lo sappiamo, proprio perché risponde alle 3 funzioni che ha citato Pier Cesare prima, non è un'agenzia che cambia rapidamente, questo tante volte ha evitato di buttare via il bambino con l'acqua sporca, quindi per fortuna che è così. Io 2 anni fa ho svolto una piccola indagine in diverse scuole, ho chiesto varie cose agli allievi di scuola media, tra cui quando succede qualcosa di particolarmente interessante o che ti spaventa o che non capisci su internet, con chi ne parli? Ho intervistato 375 allievi, di questi 375 uno mi ha detto coi miei insegnanti, tutti gli altri non li hanno citati, hanno citato Google, mio fratello grande, i miei genitori, i miei amici, me la sfango da me. Uno mi ha detto i miei insegnanti. Allora, l'altra impressione è: bene, cambia lo scenario, forse stiamo perdendoci un'occasione. Mi ha fatto riflettere questo risultato per almeno 2 motivi. Il primo, perché a me capita di andare nelle scuole a parlare degli smartphone, dei social, i ragazzi si magnetizzano, è un pezzo importante nella loro esperienza, e non riuscire a entrare in dialogo su questo vuol dire perdere un'occasione. 2, la scuola ha un mandato, quello di tirare grandi gli allievi che entrano, nei sensi che ha detto prima Pier Cesare, e il digitale oggi è un pezzo di questa realtà. Io penso che non possiamo più davvero permetterci di far finta che non ci sia o che appartenga a qualcosa che sta fuori dalla scuola, e per questo un'occasione come questa è molto importante. Quindi la sfida diventa questa. Faccio una piccola premessa prima di arrivare sui 3 punti che dicevo prima. Quando dico digitale non intendo i social media. Quando le scuole mi chiamano, di solito l'urgenza è: non si staccano mai dal telefonino, anche i genitori non sanno più cosa fare, sono sempre dietro con i videogiochi, su WhatsApp succede di tutto, è il contrario di tutto. Tutti i problemi che riguardano gli allievi e spesso anche noi adulti, senza troppa distinzione. Sono tutti temi che ritengo molto importanti, ma sono convinto che la partita non si gioca a questo livello. Sono dei fenomeni di cattivo uso, di uso sregolato, e possono fare male ai ragazzi tanto quanto agli adulti. E questo rende anche complicata la gestione delle classi o della scuola. Però qui non sta la radice del problema, cioè qui possiamo mettere un palliativo, un cerotto, ma non sta qui la vera questione. I social sono uno strumento commerciale, questo penso che ormai l'abbiamo capito quasi tutti, ma è proprio così, non sono qualcosa che è fatto per il benessere di nessuno, sono strumenti commerciali. Allora, raccolgono i nostri dati, le vendono, se vedete le cifre d'affari di Facebook o Google vedete a che livelli arrivano. Qui però io trovo che sta già cambiando molto la sensibilità, sta cambiando la normativa, stanno arrivando dei regolamenti. La mia sensazione è che su questi fronti tra qualche anno troveremo un modo di vivere, probabilmente anche questi strumenti cambieranno perché non saranno più efficaci
per quello per cui sono pensati, cioè come veicoli commerciali. Però invece il digitale oggi che cosa è? Qual è la vera sfida? La vera sfida è, se avete, chi ha avuto la fortuna di seguire lo spettacolo di Carabelli un attimo prima che iniziassimo, ha messo fuori alcuni punti interessantissimi. C'è tutta l'automatizzazione della produzione dei servizi, l'intelligenza artificiale, la globalizzazione della comunicazione che è sempre più spinta, la gestione di immense quantità di dati, la realtà virtuale, la realtà aumentata. Sono queste le sfide che penso arriveranno a impattare il nostro modo di vivere la nostra esperienza e di sviluppare la nostra cultura. Tutto questo si innesta nell'economia, nella salute, nell'educazione, nell'arte, nella cultura, nelle relazioni. Questi trovo che siano i veri temi che non possiamo farci sfuggire. Quindi tutti i correttivi e cerotti che servono vanno messi, ma la sfida si gioca a questo livello qua. Allora, per questo trovo che il compito della scuola è di iniziare a pensare il digitale, ad avere un pensiero su questo, cosa ha a che fare con noi, che cosa vuol dire. È qualcosa che fa parte della nostra cultura e quindi il mandato che la scuola ha è di capirlo, interpretarlo, sottometterlo alla ragione e non solo al mercato e alle mode. Per questo vado a vedere queste tre dimensioni: come entra nelle pratiche di insegnamento e di apprendimento, cioè il come facciamo scuola, come può diventare un oggetto di studio il digitale, quindi il che cosa insegniamo, e il contesto, cioè il digitale come luogo dei consumi culturali. Primo tema: se vogliamo educare al digitale, il digitale in qualche modo deve diventare una parte normale delle pratiche di insegnamento. Se voi ci pensate, succede con tutto. Noi impariamo a scrivere bene, a parlare bene a scuola, dovrebbe essere una delle prime cose che si imparano alle elementari, non perché ci dicono come si fa, ma perché abbiamo una maestra che parla bene, scrive bene e poi ci aiuta a farlo. La stessa cosa a fare ordine, nessuno penso ci ha mai spiegato, ci sono i libri che spiegano come fare ordine nel vostro armadio, ma se uno impara a essere ordinato è perché vive in un contesto che qualcuno ordina e apprezza questo. Si chiama apprendimento per modelli questa cosa qua, e tutte le cose profonde le impariamo così, non esplicite ma profonde. Allora, qui dobbiamo capire la scuola che modello propone. Spesso il docente è l'unico animale completamente non digitale che un allievo incontra, l'unico che non ha mai il cellulare perché lo usa solo fuori da scuola, che in classe al massimo usa la LIM, che è un oggetto enorme che contraddice la legge di miniaturizzazione delle tecnologie in cui siamo immersi, che si ostina a dire che Wikipedia è male, che è meglio usare la biblioteca. Insomma, che va tutto bene, non è che sto dicendo che questo è male, non penso che bisogna fare la rivoluzione, ma non è un modello di questo. Allora dov'è che un allievo trova un modello di uso interessante del digitale? Attenzione, non vuol dire dov'è che un adolescente trova uno che smanetta veloce come lui, non hanno bisogno di questo tipo di modello, ma qualcuno che gli propone un uso adulto delle tecnologie. Un uso adulto cosa vuol dire? Con un fine. Io ho qualcosa che voglio fare, ho un obiettivo, allora uso degli strumenti che mi permettono di farlo, che è diverso da non so cosa fare, mi annoio, apro e mi bevo qualunque cosa i social mi propongano. Ecco, questo è il tipo di cosa di cui trovo che ci sia molto bisogno. La mia esperienza è che su questa dimensione non serve moltissimo impegno. Ai docenti che hanno interesse, che vogliono farlo, basta di solito una piccola spinta per aiutarli magari a identificare alcune situazioni, alcuni prodotti, alcuni modi di usare strumenti che magari già usano nella vita privata dentro la classe. E spesso dopo questo attiva una creatività che è propria dei docenti di solito. L'ho visto accadere appunto in questo corso della FOE, abbiamo visto la ricerca per immagini di Google e 2 settimane dopo mi è arrivata una scheda dicendo l'abbiamo provata a usare in classe facendo una caccia al tesoro su certi temi. Ecco, per cui spesso basta veramente una piccola scintilla. L'atteggiamento giusto qual è? Di non aver paura, di provare, di sperimentare, magari di farsi dare un'imbeccata da chi ha un profilo più tecnico e poi di attivarsi, condividere, provare. Ci sono milioni di ricette, ma penso che nella mia esperienza i docenti hanno bisogno di trovare il loro spazio, il loro modo, come hanno il loro modo di insegnare la materia, di inserire questi strumenti. Ora, proporre dei modelli per un uso adulto del digitale. Questo, vi ho detto, genera apprendimenti profondi ma non espliciti. E qui arriviamo sul secondo tema, cioè se il digitale va capito, quindi vogliamo che i nostri studenti, immaginiamoli alla fine del percorso della scuola media o del liceo, abbiano anche un pensiero critico sul digitale, questo deve diventare un oggetto di studio e di lavoro. Allora dobbiamo in qualche modo capire come studiamo il digitale. E a scuola questo penso che significhi trovargli uno spazio o dentro le discipline o in uno spazio tutto suo. Il digitale chiaramente ha una sua natura, che è quella legata all'informatica, che è una scienza ed è un ambito disciplinare,
e ci sono varie iniziative, l'ora del codice, programmare il futuro, ce ne sono tantissime. E qui devo dire, cito un piccolo caso: in questo corso una docente di primaria di una delle scuole affiliate alla FOE, primaria, ha lavorato sulla prima elementare, sul programmare senza computer, lavorando col corpo e con lo spazio, ma ha introdotto alcuni concetti che sono la base di come le macchine ragionano. Per cui si può iniziare prestissimo ed è un lavoro importante, perché oggi tutti abbiamo in tasca questo, ma pochi capiamo che cosa c'è dentro e come lui ragiona rispetto a noi. Allora, come lo facciamo diventare un tema dentro le materie? Questa è proprio la sfida che abbiamo avuto in questo ultimo anno con un gruppo di una quindicina di docenti di scuole affiliate alla FOE. Abbiamo lavorato con alcune piccole attività, prendo alcuni esempi che mi sono annotato. Ad esempio, facciamo una ricerca su internet, che a un certo punto della vita della scuola succede, ci fermiamo mezz'ora e cerchiamo di spiegare come funziona un motore di ricerca. Ci sono un sacco di strumenti per farlo. Oppure c'è la Seconda Guerra Mondiale, citiamo Enigma, citiamo la sfida delle codifiche dei messaggi segreti che ha dato l'inizio all'era dei computer. Parliamo della Guerra Fredda, perfetto, c'è tutta la sfida di ARPANET e della costruzione di internet. Ci sono un sacco di occasioni di inserire temi di questo tipo. Poi abbiamo lavorato su alcuni progetti più grandi, dove magari si mette a tema proprio come mi rappresento, i social e quant'altro. Si può anche ragionare a livello di curriculum. Vi ho detto, una docente partita dalle elementari, possiamo immaginare un percorso per cui alla fine, quando uno dice computer, sa di cosa parla; quando dice gigabit, ha in mente una definizione. Io penso che sia il momento di occuparsi di questo. Cito alcuni progetti che hanno sviluppato questi docenti, li cito perché sono la testimonianza che non serve il docente esperto di tecnologia. C'è anche questo, che insegna tecnologia, ma spesso non è un esperto di informatica. Ma ogni docente può mettersi in gioco su questo. I docenti che avevo nel corso non sono tutti dei cintura nera di programmazione in COBOL, sono dei docenti normalissimi. Allora, docenti di scuola elementare, una docente ha sviluppato un percorso su cos'è internet, perché esattamente come studiamo come funziona l'acqua che esce nel rubinetto, che di per sé è una magia, o il motore a scoppio, possiamo anche spiegare che ci sono dei cavi, c'è una rete che è fatta in un certo modo. Percorso interessantissimo. La scuola media invece a Cernusco hanno fatto un percorso sulle fake news, è un altro tema decisivo. Possiamo tutti dire non fidiamoci dei social, ma perché? Qual è il motivo? E di cosa possiamo fidarci? Perché l'atteggiamento che sta crescendo tantissimo per gli adolescenti, anche per i liceali adesso, è: ma allora non mi posso fidare di niente, siamo sotto un diluvio di informazioni, ma non mi posso fidare di niente. Invece possiamo lavorare e capire che criteri usare. Un altro esempio, invece, sempre una scuola media, hanno lavorato sulla storia delle tecnologie. A scuola si fa storia dell'arte, storia della letteratura, magari storia della filosofia. Ecco, sia alle elementari che alle medie hanno sviluppato dei percorsi sulla matematica e le macchine per contare, oppure sullo sviluppo delle reti. Ecco, sono solo alcuni esempi che, ripeto, testimoniano che si tratta di mettersi in gioco, no? Ogni materia può avere uno spazio per fare questo. Ultimo punto che tratto: il digitale come luogo di consumi culturali. È un capitolo di per sé immenso, ma il tema è: io sono cresciuto con la televisione, accendevo la tele e c'erano dei programmi. Per un qualunque ragazzo di 12-13 anni oggi tu scegli cosa vedere, poi vai su Netflix e lo vedi. Non c'è un palinsesto, la tele non è un servizio pubblico, è un sito, no? È cambiato completamente il paradigma. Ci sono conseguenze varie. Una è: quando io vedevo un film, passava Top Gun, tutti avevamo visto Top Gun, i docenti sapevano che avevamo visto Top Gun, si poteva parlare di Top Gun. Oggi ognuno di noi frequenta un luogo diverso in un momento diverso, per cui si è frammentata la situazione. Questo è un influsso anche a scuola. Io credo che noi, come adulti, come docenti, dobbiamo fare un passo per avvicinarsi a questo mondo. Ci sono canali che per noi sono invisibili. A me capita spesso con i miei figli che mi citano canali su Instagram, serie TV che io non ho mai sentito nominare. Prendersi il tempo di guardarle, di entrarci, vuol dire trovare uno spazio, una piattaforma di dialogo, avere delle occasioni da cogliere. L'altra conseguenza ha a che fare col diluvio di informazioni. C'è Mitchell Kapor, che è il fondatore di Mozilla, che dice: a volte cercare informazioni in rete è come cercare di bere da un idrante. Trovo che sia una metafora molto efficace. Allora, siamo inondati di informazioni, ma come le selezioniamo? Noi veniamo da un mondo in cui c'erano delle fonti certe di informazioni buone,
e poi ci potevi lavorare sopra. Oggi non c'è più nessun riferimento. Questa io penso che sia la vera sfida. Anche i ragazzi di scuola media che dopo 4 anni votano al liceo, che votano l'anno dopo, che criteri possono mettere in gioco? Questa è una, trovo sia la grande sfida della scuola. E l'altro, l'ultimo aspetto, a me sta molto a cuore, sono i nuovi linguaggi. Noi siamo abituati a lavorare tantissimo sul testo scritto, i giovani vivono di video, il video è il linguaggio più nativo di consumo culturale. Io ho fatto un conto, quante ore dedichiamo all'analisi della letteratura scritta, sono migliaia di ore in un curriculum scolastico, al video probabilmente sono una decina di ore. Eppure quello è il canale su cui ricevono più informazioni e molto complesse, su cui sono chiamati a fare giudizi anche piuttosto articolati. Allora qui dobbiamo anche metterci in gioco, sono delle sfide che ritroviamo nel nostro rapporto con gli allievi. Allora, vuol dire che dobbiamo buttare via la lettura e fare solo i corsi di fotografia e di cinema? No, non credo, è una falsa alternativa questa in realtà. Le cose stanno insieme. Qui vi porto 2 esempi e poi concludo. Il primo, la Scuola Media Milano, in questo lavoro che abbiamo fatto, fanno ogni anno uno spettacolo teatrale. Un gruppo ha fatto la locandina dello spettacolo. Uno può dire fate la locandina, a me dicevano fai la locandina, e poi facevamo degli orribili cartelloni, incollavamo cartelloni. Questo docente ha detto no, facciamo un lavoro come adesso lo si fa, perché oggi lo puoi fare, cerchiamo 15 diverse locandine di Romeo e Giulietta, capiamo perché sono diverse, vediamo come sono fatte, lavoriamo sul font, lavoriamo sui colori e poi produciamo cercando le immagini o producendole e poi montiamole con un formato digitale. È un lavoro che richiede non molte ore di più del cartellone, ma che ti puccia nel mondo del digitale, ti fa vedere ad esempio che la creatività digitale richiede le mani, richiede il pensiero e non il filtro automatico che metti sulla foto di Instagram, ed è un guadagno importantissimo ed è un esempio che va insieme, un lavoro che va insieme al lavoro classico che si fa di storia dell'arte. Scuola elementare invece a Legnano, qui hanno lavorato su Chi sono, che è un tema classico degli ultimi anni delle elementari, lo fanno con uno scritto, hanno introdotto una parte dove l'hanno fatto anche con un fotoritratto. Cosa vuol dire che io mi fotografo? Cosa vuol dire che io fotografo un'altra persona? Cosa racconta questa fotografia? Io con la fotografia creo l'altro. In che maniera? È un bel percorso. Io penso che se questo si facesse in maniera diffusa, i problemi che avremmo più avanti con WhatsApp e con Instagram forse sarebbero minori o diversi. Bene, quindi ho provato a dare uno spaccato di questi 3 momenti in cui il digitale entra nel rapporto tra allievo e docente. Quindi io penso che la scuola è chiamata non solo a tenerne conto, a mettere qualche paravalanghe rispetto al digitale, ma a farne un tema di lavoro. Se noi giochiamo in difesa abbiamo perso la partita prima di cominciare. Serve chiaramente energia, serve creatività. Io queste 2 cose le ho sempre trovate nelle scuole con cui ho avuto a che fare. Ecco, quello che penso di poter testimoniare è c'è voglia di fare, c'è energia, c'è creatività appunto, e non serve una rivoluzione, serve un lavoro che però, ripeto, trovo fattibile e anche entusiasmante da tanti punti di vista. Grazie. Sarebbe bello raccogliere domande dal pubblico, ma per evidenti ragioni di tempo e organizzative provo io a fare qualche domanda di approfondimento, se così si può dire. Un paio di domande a Pier Cesare. Hai parlato di un passaggio da un feedback a un fit for work come uno dei compiti di chi ha in mano un'organizzazione, in particolare i dirigenti scolastici, ma certamente anche i docenti rispetto al loro ruolo. È un passaggio interessante perché mi pare che dal feedback al fit for work ripone al centro il tema del senso, della direzione, del dove si vuole andare, del perché si usano certi strumenti. Ti chiederei di approfondirlo e poi una seconda domanda dopo. Il tema potrebbe essere articolato in maniera complessa. Mi limito a 2 esempi che forse consentono di capire. Come sapete, oggi siamo di fronte ad una ripresa significativa del programma dell'intelligenza artificiale.
La differenza rispetto a un recente passato è che da una intelligenza artificiale ristretta oggi si passa in maniera sempre più decisa ad una intelligenza artificiale generale. Che cosa vuol dire? Vuol dire sistemi artificiali che sono in grado di intervenire sull'algoritmo che li ha generati modificandolo. Questo significa che il sistema di intelligenza artificiale, una volta generato, autopoieticamente si modifica e si rigenera, si progetta nel futuro da sé, indipendentemente, e mi verrebbe da dire, non necessariamente in linea con quello che ci aspettavamo quando lo abbiamo progettato. Allora qui, prima di far partire la macchina, io ho bisogno di sviluppare anche strategie di previsione, di anticipazione su quello che potrebbe succedere. Non mi posso limitare ad aspettare di vedere cosa succede o di intervenire per avere un feedback, perché potrebbe essere troppo tardi, non necessariamente in un senso apocalittico o negativo. Il secondo esempio è legato ai mondi virtuali, è legato alla post-verità, è legato in generale a tutto quello che oggi è immagine senza referente. Ecco, nella storia della rappresentazione in Occidente, noi oggi stiamo vivendo una discontinuità forte. Siamo sempre stati abituati a ragionare su immagini che in qualche modo rinviavano ad un referente. Oggi sempre più spesso ci troviamo di fronte ad immagini che si propongono esse stesse come referente, e anche qui saltano completamente i nostri modi di pensare. Prima aspettavamo di vedere che cosa fosse successo, poi prendevamo l'immagine e andavamo a compararla con la realtà ed eravamo in grado di capire se quell'immagine, corrispondendo alla realtà, adequatio, reiet intellectus, fosse vera oppure no. Oggi, se l'immagine si propone essa stessa come una nuova specie di realtà, quel tipo di operazione non è più possibile. Anche qui occorre essere capaci di anticipazione, di previsione di quello che questa immagine potrebbe diventare. Ecco, solo due esempi, ce ne potrebbero essere moltissimi altri, per dire che il senso critico, che è stato un caposaldo fondamentale dell'educazione ai media per decenni, il senso critico oggi è ancora importantissimo, ma non è più sufficiente. Serve affiancarlo da una parte con la capacità di previsione e dall'altra parte con la responsabilità. Previsione e responsabilità oggi devono andare di pari passo. Saper prevedere significa anche esercitare con grande consapevolezza oggi la propria responsabilità, immaginando quali potrebbero esserne gli effetti nel futuro. Ecco, qui, come capite bene, per chi si occupa di tecnologie nella didattica, per chi si occupa di tecnologie educative, per chi si occupa di educazione ai media e alla cittadinanza in scuola, si apre uno scenario assolutamente nuovo, perché forse nelle ipotesi più virtuose ci siamo occupati in passato di come formare il senso critico dei nostri ragazzi. Oggi occorre fare il salto verso la capacità di costruire, la loro capacità di previsione e quindi il loro senso di responsabilità. Grazie, una domanda, Luca. La formulo in maniera molto breve e sintetica. Certamente il tema educativo è il tema che riguarda la collaborazione di adulti al formarsi di una identità del giovane, cioè il tema dell'identità. E se è vero che l'identità si forma nel rapporto, cioè nel modello che lo studente ha davanti, oggi parliamo anche di strumenti che aiutano questo modello, che è l'aiuto, a rapportarsi con lo studente per costruire in lui, per aiutarlo a costruirsi una identità. Quindi la domanda è appunto come il digitale o l'informatizzazione o gli strumenti digitali
e in che maniera usarli aiutano, possono aiutare in questa costruzione di identità, di percorso identitario nello studente, nel giovane, nel bambino? La domanda è breve, ma la risposta qui è difficile farla breve. È un tema amplissimo. Forse partiamo, perché giusto, l'identità si forma nel mio percorso, soprattutto quando sono piccolino, in almeno due modi. Uno è perché mi vedo negli occhi di chi mi guarda. Mi vedo come mi guarda la mia mamma, mi vedo come mi guarda la mia maestra, mi vedo come mi guardano i miei amici, e pian piano io capisco chi sono. E poi si forma l'identità perché io mi guardo anch'io mentre faccio le cose. Quando sono un po' più grandicello imparo a vedermi in azione, capisco chi sono, altrimenti rimango intrappolato nell'immagine di me che ho, che spesso non è la mia identità. Da questo punto di vista il digitale, i social in particolare, si sono messi su questa zona di confine e hanno una potenza infinita. Perché? Primo, perché io sono chiamato in qualche modo a confrontarmi con i sguardi continui su di me. Se io apro Instagram vedo migliaia di persone che mi dicono quello che pensano, quello che piace a loro, e io in qualche modo mi confronto con questi sguardi. In più sono invitato continuamente a dire chi sono, come ti senti, cosa ti piace, no? Magari nella modalità semplice, c'era un docente che mi faceva questo esempio: quando noi eravamo giovani c'era lo zainetto Invicta, io non c'avevo l'Invicta, avevo quello Patacca comunque, dove tu mettevi su tutti i portachiavi, bollini, adesivi, e io sono sta roba qua, no? Dicevi un po' questo, e oggi questo è diventato un'enorme superficie Invicta piena di tutte le cose che tu hai taggato, ripostato, rinviato. Questo genera uno stress, perché io non mi devo preoccupare in ogni istante di dire chi sono, e questo mi schiaccia perché questo è un lavoro difficile che richiede tempo, è diventato più veloce di quello che dovrebbe, e l'effetto è che io facilmente mi schiaccio su degli stereotipi. Siccome tutti mettono un like, tutti postano quelli, tutti ridono a vedere quello, tutti parlano male di quello, ecco, lo faccio anch'io, così acquisto identità perché appartengo a un gruppo. Identificarsi con un gruppo marcato è il modo più facile di trovare un'identità quando non riesci a trovarla. Quindi questo è un po' un rischio che vedo. La sfida però è che invece questi strumenti danno un sacco di strumenti, scusate il bisticcio, il digitale offre un sacco di strumenti per lavorare sull'identità. Vi faccio due esempi. Io nelle settimane scorse ho fatto 10 giorni di fuoco di laboratori con ragazzi età scuola elementare e scuola media, ambito media e tecnologie, dentro un festival del film. Bene, abbiamo fatto un laboratorio di video. Allora, il video è uno strumento fantastico espressivo perché ti permette di raccontare cose in una maniera eccezionale. Tutti ci appassioniamo con i grandi film. Però è un linguaggio che va imparato a usare, non è che siccome ho la telecamera sono un regista, no, c'è un lavoro da fare dietro, ci vogliono giorni, esperienze, prove fallite, cose che ti mettono le mani nei capelli, e poi impari a dire, a trovare la tua voce. Proprio non si fa questo lavoro, la parola chiave che usiamo è aiutare i ragazzi a trovare la loro voce. E quando uno però si vede all'opera, che è riuscito a raccontare la sua storia, lì capisce meglio chi è, magari perché dice che non è venuta bene, ma ha capito come mai. Però è un lavoro, non è ho fatto il clip col selfie su TikTok e l'ho postato, è un'altra cosa. Secondo esempio, quando invece si fa coding, allora si inizia a programmare con ambienti magari come Scratch per i ragazzi, divertentissimo, e lì pian piano uno si accorge, succede sempre, si accorge di essere in grado di fare cose che non pensava di riuscire a fare. Questa è la cosa più bella che un insegnante può succedere, no? Chi di voi insegna, quando un ragazzo vi dice non pensavo che sarei riuscito a fare questo ma ci sono arrivato, questa è una soddisfazione immensa. Ecco, sono canali di questo tipo, ma sono tutte situazioni in cui il digitale richiede un lavoro che non è veloce ma che è lento, che richiede pazienza e che richiede impegno, e che smaga la grande menzogna, perché tutte le app da due click che riceviamo ci promettono di fare le cose veloci e senza pensare, ma non è vero. Quando usi il digitale sul serio, anche a livello professionale, ci si fa male alla testa perché si pensa tanto, ci vuole tanto tempo, si lavora spesso insieme ad altri, si lavora mischiando le mani e lo schermo, si lavora con creatività, e questo trovo che sia la pista da aprire, perché è una pista che i ragazzi vorrebbero aver aperta davanti a sé, e quando la trovano poi la percorrono. Grazie. Sono spunti che ci aiutano anche in un lavoro di medesimazione. Un ultimo giro di domande. Abbiamo parlato di organizzazione,
di fit for work, di identità. L'altra parola che mi sembra importante, parlando di scuola, è la parola apprendimento. Allora vorrei chiedere per Cesare quanto è vero, o se invece anche questa è una fake news, che il digitale o i device, gli strumenti, abbiano depotenziato le capacità di apprendimento dei ragazzi, o invece possono essere strumenti per rilanciare questa capacità potenziale nei ragazzi di apprendere. Cioè il rapporto tra potenzialità di apprendimento nei giovani, nei ragazzi di oggi, e l'uso delle tecnologie. Allora, diciamo che è estremamente difficile riuscire ad isolare la tecnologia tra le tante variabili che producono apprendimento, e quindi dire se la tecnologia potenzia o depotenzia gli apprendimenti è un porre male la domanda, perché occorre collocare la tecnologia sempre dentro contesti complessi dove tante altre variabili interagiscono con la tecnologia per produrre questi apprendimenti. Mi sembra che però due sottolineature almeno si possano fare, poi sentiamo Luca che cosa aggiunge. Prima sottolineatura: credo che i nostri ragazzi continuino ad apprendere secondo modalità che sono quelle attraverso le quali anche noi apprendevamo, e queste modalità, la ricerca neuroscientifica ce lo conferma, sono la ripetizione, l'esperienza e l'imitazione, o modeling che dir si voglia. In forme aggiornate sicuramente, ma non ci spostiamo da queste tre modalità base attraverso le quali il nostro cervello apprende, mi verrebbe da dire, da sempre. Certo, poi ci sono alcune caratteristiche distintive. Qui il discorso potrebbe essere lungo, mi limito ancora una volta a tre pennellate rapidissime. Prima pennellata: un filosofo della scienza come Michel Serre, che si è occupato a lungo dei millennials, della generazione digitale, definiva questi ragazzi pollicini, e il titolo di un suo libro è proprio questo. A che cosa faceva riferimento Michel Serre? Al fatto che questa generazione usa i pollici per interagire con la tastiera, non gli indici come ancora la mia generazione. Prima caratteristica che i pollicini hanno nel loro sviluppare apprendimento rispetto a noi: sono abituati all'interazione e non all'ascolto. Questo non significa che non si debbano educare l'ascolto, questo non significa che non si debbano creare le condizioni perché imparino che cosa significhi ascolto attivo, silenzio, focalizzazione dell'attenzione, ma sicuramente se guardiamo alle loro pratiche quotidiane, ai loro consumi culturali, sono abituati ad interagire con le macchine e con le persone, e a farlo in maniera veloce. Non sono tanto capaci di ascolto. Seconda caratteristica: mi sento di poter dire che l'intelligenza dei nostri ragazzi è più topologica che narrativa. Noi, mi sento di dire, la mia generazione è ancora tendenzialmente narrativa, perché abituata ad un pensiero sequenziale, quello che nella cultura letteraria era costruito dall'argomentazione. L'uso frequente delle tecnologie digitali abilita e sviluppa soprattutto un'intelligenza topologica. Questa generazione è bravissima nel fare comparazioni, nel trovare analogie, nello sviluppare flessibilità cognitiva, nello spostarsi da un ambiente, da un framework, da un layout all'altro con grandissima dimestichezza, proprio perché topologicamente sanno cogliere i luoghi ricorrenti, le co-occorrenze. Vanno probabilmente, come dice anche Tisserone all'interno di uno studio importante dell'Accademia delle Scienze di Francia, vanno probabilmente riaccompagnati ad accostarsi al pensiero narrativo, al pensiero sequenziale. E la terza sottolineatura è legata alla dialettica tra il surfing, tra il percorrere la superficie delle informazioni e l'andare in profondità nella comprensione.
Vita e Pensiero ha tradotto proprio quest'anno l'ultimo libro di Marianne Wolf, una neuropsicologa americana che si è occupata tanto di lettura e scrittura, che si intitola Lettore vieni a casa. Il libro della Wolf è dedicato allo studio di come al tempo del digitale la lettura si ridefinisce. E come si ridefinisce? Si ridefinisce nel senso della velocità. Come dicevamo prima, noi stessi leggiamo in maniera veloce oggi. Se leggiamo in maniera veloce, impariamo a cogliere il senso dei costrutti a volo d'uccello, che è una competenza. Il problema è che questo surfare, che questo muoversi con rapidità sulla superficie delle forme testuali, non sempre ci garantisce di cogliere il senso profondo che soltanto una lettura e una comprensione profonda che si prende tutto il tempo che serve per farlo garantisce. Questo non significa che loro siano peggio e noi siamo meglio. Identifica caratteristiche di due stili di approccio alla conoscenza che probabilmente, come dice la Wolf, vanno sviluppati entrambe in una prospettiva di bialfabetismo. Allevare, addestrare il cervello bilingue in un bilinguismo culturale perfetto tra digitale e non digitale, questo probabilmente è uno dei compiti della scuola oggi e domani anche, probabilmente. Un'ultima parola, ringrazio molto finora i due ospiti, perché seppur a flash e nella brevità di questa ora di lavoro ci stanno portando al cuore di alcune dinamiche. L'altra parola che mi è venuta in mente ascoltando in particolare Luca è la parola creatività, perché al di là dell'uso banale del cellulare si intuisce che gli strumenti digitali o informatici sono decisivi sotto certi aspetti per lo sviluppo di situazioni creative, di creatività. Chiedo a Luca di entrare un po' nel merito di questo tema, cioè come lo strumento aiuta alla creatività dello studente, delle classi e anche del rapporto tra docente e classe. Sì, questo è un bel tema, se ci pensate è un po' paradossale, perché che usiamo delle macchine calcolatrici per essere creativi qualche decennio fa ci sarebbe sembrato un paradosso. In questi laboratori che ho fatto qualche settimana fa c'era una mia collega che insegna a Coira e faceva un altro laboratorio. Lei si occupa di lingua, di sviluppo in particolare bilingue per chi parla italiano e tedesco, e facendo questi laboratori con dei ragazzi 10-11 anni dice: mi sono accorta che loro lavoravano con gli effetti speciali, mi sembra, in quel laboratorio. Facendo questo laboratorio i ragazzi tirano fuori delle storie che quando io gli chiedo di scrivere non sanno mai invece identificare. Quando gli chiedo di scrivere non sanno cosa scrivere. Qua gli metto in mano un iPad e hanno 5 storie da raccontare contemporaneamente. Quindi c'è un effetto per cui il lavoro per trovare la propria voce apre delle piste creative. Questo è normale, noi diventiamo creativi nel momento in cui non solo abbiamo qualcosa da dire, che è la prima condizione, ma identifichiamo un canale con cui dar forma, no? A questo messaggio che vogliamo dare. Riprendo quello che ho detto prima, è un lavoro, è il contrario dell'immediatezza che invece a cui veniamo spinti in maniera, diciamo, in un'ottica più commerciale dalle app più comuni. Quindi è un lavoro che va fatto e passa tra l'altro dal ricostruire, dal prendere possesso di quei linguaggi visivi della fotografia, del video, poi della programmazione, anche degli strumenti digitali, che sono poi tradizionali, anche se volete, non sono solo legati al mondo dello smartphone. Quindi è un lavoro, è una bella sfida. È vero, diventano poi strumenti di creatività infinita, ma questo ce lo testimonia anche l'industria culturale, per cui oggi il suono, anche la musica, si commistiona tra quello che è analogico e digitale, lo stesso fa il cinema, quindi insomma quella è una pista sicura. C'è un passaggio in mezzo su cui attiro la vostra attenzione, c'è un articolo molto bello di una collega che sta nella Svizzera tedesca, si chiama Sara Jenner, il documento però c'è anche in italiano, si chiama Crescere nell'era digitale, della nostra Commissione federale per l'infanzia e la gioventù. Bene, lei dice: per tanti anni abbiamo parlato prima di information skills, poi di competenze. Dice: secondo me
ci manca ancora qualcosa. Non basta che ci possessiamo di competenze digitali, saper gestire i dati, saper usare la rete, saper installare i programmi o gestire i dispositivi. C'è un passaggio in più per un uso vero e creativo di cittadinanza di questi strumenti. E lei identifica alcuni valori, forse potremmo chiamarle alcune virtù, è un percorso che hai seguito anche tu, e dice la tenacia. È vero che io divento creativo, ma la creatività richiede tenacia, richiede che tu sbagli 100 volte e insisti finché alla 101 ti piace quello che hai fatto. Richiede pazienza, perché magari per raggiungere un certo effetto non è immediato, ma te lo devi costruire. Richiede rispetto, perché nel dire le cose devi pesare, eccetera, eccetera. Sono valori di questo tipo. E questo è interessante perché riprende, forse chiudiamo anche un po' il cerchio, questa dimensione in realtà umanistica. Cioè, per capire il digitale oggi, integrarlo nel lavoro educativo, serve sviluppare un minimo di base tecnica, ma soprattutto serve pensarlo in modo umanistico. Io mi ricordo una fantastica prolusione, quando ho iniziato l'università, la mia università stava aprendo, era la prima prolusione di sempre dell'Università di Lugano, c'era Dadda, il professor Dadda, che era una delle prime persone che ha portato un calcolatore IBM in Italia a decenni prima, e lui ha detto, siamo nel 96, ha detto, oggi inizia un'era in cui la sfida è sviluppare un umanesimo tecnologico, e penso che era profetico, è proprio così. Per quello chi ha una formazione anche umanistica non deve sentirsi fuori dal gioco, ma anzi deve dare il suo contributo per costruire questo umanesimo tecnologico. Se ci concediamo 5 minuti approfittando di queste presenze, sono gli ultimi 5 minuti che il meeting ci concede come tempi, una domanda velocissima a Pier Cesare e un'ultima a Luca. Hai citato il responsabile dell'organizzazione, cioè il dirigente scolastico o un responsabile di dipartimento o di settore nella scuola, e lo hai definito come connettore carismatico. Sono due termini, connettore che ci lega al mondo appunto del virtuale, del digitale, e carismatico ci riporta una dimensione invece di ruolo autorevole, di capacità comunicativa, di esperienza da comunicare. Se puoi accennare con una pennellata a questo oggetto, connettore carismatico. Certo, anzitutto direi che è una prospettiva di riscatto rispetto alla condanna che spesso il dirigente si trova a vivere, che la condanna a funzionare da burocrate, da amministratore, da esperto del contenzioso, da esperto della sicurezza, cioè da tutto ciò che di più lontano c'è dalla capacità di gestire persone, di farle lavorare insieme e di far sì che tutto questo vada a vantaggio degli studenti. Allora, l'idea del connettore carismatico può essere intesa in due sensi. Il primo senso è quello della capacità del dirigente di leggere l'organizzazione. Se il dirigente è capace di leggere l'organizzazione, meglio, il dirigente che è capace di leggere l'organizzazione è un dirigente, per dirla con le parole di Steve Jobs nel suo celebre discorso agli studenti dell'Università di Stanford, dirigente connettore carismatico che legge l'organizzazione in questa prospettiva è quello che sa unire i puntini. I puntini ci sono già in tema di creatività organizzativa. Il problema è che le relazioni che li possono collegare non le vedono tutti. Ecco, questa capacità di unire i puntini, questa capacità un po' zen, e infatti era un cultore e un praticante dello zen Steve Jobs, questa capacità un po' zen che noi nella nostra tradizione potremmo dire appartiene sicuramente alla meditazione, questa capacità del dirigente che medita come l'abate del convento benedettino, questa capacità di lasciare perdere tutto quello che non conta e di individuare quei pochi elementi che vanno collegati perché contano, credo che sia la prima indicazione che consente di capire un versante del lavoro di connessione carismatica. L'altro versante non ha a che fare con la lettura dell'organizzazione, ma con la gestione delle risorse umane. Il dirigente connettore carismatico è anche colui che sa mettere in relazione i suoi insegnanti e che sa farli lavorare insieme. È qualcosa, anche questo, di profondamente umanistico.
Oggi spesso le culture, le subculture organizzative di scuola fanno sì che il dirigente, per sopravvivere, li divida e li metta l'un contro l'altro, gli insegnanti, più che non farli lavorare insieme e non collocarli in relazione profonda. Il connettore carismatico fa questo. Facendo questo, gli viene riconosciuta autorevolezza, e questo è il cambio drastico che la società digitale, la società del codice, la progressiva espulsione dell'autorità dal nostro orizzonte sociale e culturale comporta anche per l'insegnante e con gli studenti. L'autorità non è più qualcosa che mi è garantita dal ruolo in una società verticale, ma dentro una società orizzontale l'autorità, o l'autorevolezza, se preferiamo dirla così, è ciò che mi viene riconosciuto dai miei studenti se sono un insegnante, dai miei insegnanti se sono un dirigente carismatico e capace di connessioni. Grazie. Concludiamo a Luca una domanda un po' operativa. Qui siamo gruppi di docenti, di presidi, di operatori di scuola. Fra pochi giorni comincia l'anno scolastico, saremo in dipartimenti disciplinari, in gruppi di lavoro, in consigli di classe, ognuno di noi protagonista di qualche cosa. Da dove possiamo cominciare quest'anno per spingere, per collaborare a questa presenza utile e positiva delle tecnologie informatiche con i nostri colleghi, con i nostri gruppi di lavoro? Allora, e qui bisognerebbe anche differenziare, ma io penso che la prima sfida è di restare curiosi. Noi insegniamo quando siamo incuriositi e impariamo le cose che poi andiamo a trasmettere, e magari le scopriamo insieme ai nostri studenti. Allora, sfidate gli studenti. Sapete davvero come funziona Wikipedia? Vi siete mai chiesti come fa Google a decidere i 10 siti migliori per te? Perché ti esce la tua pubblicità? Scopritelo voi, chiedete agli studenti di scoprirlo, e poi provate a capire dove le vostre materie entrano lì dentro. Qui dentro c'è un sacco di matematica, ad esempio, c'è un sacco di fisica, c'è un sacco di arte. Se andiamo a vedere anche, non so, le miniserie TV o le copertine dei dischi trap, ci sono richiami alla storia dell'arte. Lasciamoci sfidare da tutto questo senza pensare che sia un livello di cultura troppo basso, perché di questo diventa un ponte, un punto di dialogo. E l'altra cosa importante è uniamo i puntini. Magari in ogni scuola, in ogni contesto, c'è qualcuno che ha iniziato questo lavoro. Scambiarsi, confrontarsi, mettersi in rete è il primo modo di mettere in valore le cose che ci sono e quello che uno scopre. Grazie. Concludiamo. Ho un'esperienza personale anch'io da raccontare. All'inizio di quest'anno scolastico, sono preside di una scuola statale, dovevo scrivere la solita comunicazione ai ragazzi sui divieti, i doveri, eccetera, e copiando dagli anni precedenti avevo intitolato un paragrafo "Divieto di uso dei cellulari e degli smartphone, eccetera". Sono arrivato a riprendere questo punto e mi sono sorpreso in una considerazione che vi consegno. Il Vangelo riferisce questa frase che Cristo consegnò agli scribi, ai farisei, nella quale affermava che non è quello che entra che è impuro, ma è ciò che esce che è impuro, no? E ho pensato appunto che anche rispetto alle tecnologie, agli strumenti, eccetera, è quello che esce dai ragazzi che può essere impuro, che può spingere a usare male gli strumenti. Non sono in sé gli strumenti che sono impuri rispetto a una costruzione di personalità. E ho corretto positivamente invece quel paragrafo, e nel collegio docenti, il secondo dell'anno scolastico, ho aperto questo tema in questa maniera, aprendo un dialogo con tutti gli insegnanti. Ci siamo veramente convinti che educare quello che esce dai ragazzi, la loro curiosità, il loro cuore, il loro desiderio di conoscere, di apprendere, di entrare dentro le novità che il mondo di oggi pone a loro, che va coltivato usando in modo diverso e nuovo anche gli strumenti elettronici. Credo che in questa ora di confronto
questa prospettiva si sia confermata e rafforzata grazie al vostro contributo. E certamente questa immagine di un umanesimo tecnologico, usiamo questa espressione per così creare un contesto che ci portiamo a casa e nel quale inserire tutte le provocazioni, le suggestioni e le correzioni che ci avete proposto. Vi do due avvisi. Il primo è che l'invito a visitare i siti delle tre associazioni DISAL, DS e CDO Opere Educative. Chiederemo a CDO se possiamo diffondere anche noi, magari in streaming, questo incontro, come altri che sono stati promossi dalla nostra associazione in questo meeting, per renderle a servizio di tutti. E, la seconda cosa, all'uscita c'è un banchetto con alcune pubblicazioni due sono gli atti di due convegni che le tre associazioni hanno promosso con l'associazione Rischio Educativo a proposito di temi di scuola e di educazione, il rischio educativo di Luigi Giussani nella scuola di oggi e chi sono i giovani che incontriamo oggi nella scuola. Vi invito a acquistarli, costano pochi euro, e vi segnalo anche l'uscita dell'ultimo numero della rivista per dirigenti scolastici e figure di staff che si chiama Dirigere Scuola, edita da Diesel, che trovate in prezzo scontato per il meeting al banchetto dell'uscita. Direi un grazie enorme ai due amici, prenotandoli finora per un lavoro di approfondimento, di sviluppo e di formazione che ci impegneremo a sviluppare. Grazie.